Ciao a tutti, sono Natalia Cattellani e oggi facciamo insieme i biscottini al latte caldo. Questi biscotti sono meravigliosi. Vi possono far compagnia in ogni occasione della giornata, dalla mattina magari inzuppati in una tazza di latte o di caffè, ma anche sgranocchiati durante la merenda. Hanno un profumo incredibile e si preparano davvero velocemente. La loro crosticina, che si forma poi con un pochino di zucchero semolato, vi farà letteralmente impazzire. Potete farli di diversa grandezza. Io ho scelto di farli non troppo grandi, proprio per il piacere di mangiarne magari anche due o tre a seguire. Va bene, basta chiacchiere, andiamo a vedere come si preparano. Mettete in ciotola il burro morbido. Unite lo zucchero a velo setacciato. Amalgamate i due composti con una spatola. Aromatizzate a piacere. Io utilizzo il limone, la scorza e l'estratto di vaniglia. A questo punto potete utilizzare la frusta elettrica, quindi montate bene. Raccogliete un po' l'impasto verso il centro, unite un uovo intero e continuate a montare. Dovrete ottenere una bella crema, vedete? Così. Aggiungete la farina e il cucchiaino di lievito. Setacciate insieme e a questo punto arriva il latte caldo. Utilizzate una spatola per amalgamare tutti gli ingredienti e versate il latte un po' alla volta. Ora potrete dare anche un colpo di frusta elettrica. Il composto avrà questa consistenza. Inseritelo dentro una sac à poche con una bella bocchetta liscia. Rivestite la vostra teglia con un foglio di carta da forno che fisserete sporcando leggermente la base della teglia. Vedete, in questo modo il foglio non si sposterà quando andrete a distribuire il composto. Formate i vostri biscotti cercando di farli tutti uguali. Abbassate le eventuali codine con un goccettino d'acqua. Vedete, in questo modo qui. Ricoprite la superficie con dello zucchero semolato e i vostri biscotti sono pronti per andare nel forno, 180 gradi per 15-20 minuti. E il risultato è questo. Guardate che meraviglia! Questi biscottini si conservano in una scatola anche non a chiusura ermetica, con la dose che vi ho dato verranno due teglie. E la mia raccomandazione è questa: attenzione a non mangiarli subito tutti. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi al mio canale. Ciao!